Ed eccoci arrivati a questo primo appuntamento per il 2021. Come promesso, la Società Italiana Lani, la SIA, ovviamente questo percorso di webinar online dedicato alla razza Lano e a tutto quello che concerne appunto il cane nella sua cultura in generale. E quest'oggi abbiamo la seconda parte dedicata alle patologie dell'accrescimento. La parola la diamo subito al nostro dottor Patrizio Donati, medico veterinario e allevatore di Alani, che prosegue appunto la seconda parte dedicata alle patologie dell'accrescimento. Vi dico già subito, e continuerà anche lui, che stiamo già organizzando un ulteriore webinar dedicato esclusivamente alla displasia dell'anca. Quindi parola al dottor Patrizio Donati. Benvenuti. Patologia dell'accrescimento, parte seconda. Come abbiamo visto nel mio precedente collegamento del 20 novembre del 2020, i cuccioli possono andare incontro a numerosi problemi ortopedici durante l'accrescimento. Questi problemi, in alcuni casi, derivano da una predisposizione genetica ereditaria, ma per la maggior parte sono la conseguenza di traumi o microtraumi ai quali il cucciolo è particolarmente esposto per via del suo naturale temperamento molto esuberante. Prima di entrare nell'argomento, voglio ancora ricordarvi i concetti che abbiamo espresso nell'altro webinar, che le malattie scheletriche dell'accrescimento, soprattutto se si verificano nei primi mesi dello sviluppo, possono provocare danni che accompagnano il cane per tutta la vita. Perciò è importante che sia il proprietario che il veterinario siano particolarmente attenti in qualsiasi problema di crescita, ai sintomi che possono rivelare qualsiasi problema di crescita, al fine di diagnosticare e trattare per tempo le motivazioni che sono alla base dei vari disturbi. Oggi vi parlerò di tre problemi che spesso si riscontrano nella nostra pratica ambulatoriale, che sono le lassità legamentose, le deviazioni angolari e l'iperflessione del carpo. Come vedete, anche questa volta non vi parlerò di displasia dell'anca, ma vi annuncio che l'informativa che vi avevo promesso la volta scorsa è nata dalla collaborazione con la dottoressa Morante, con il dottor Asnaghi e il mio lavoro, è pronta e di conseguenza vi sarà presentata quanto prima. Attendiamo che ci diano la Società Italiana Lani ci dia nulla osta. Dunque possiamo iniziare subito con i problemi di appiombo del cane. Il cucciolo spesso vive in casa e si muove su pavimenti scivolosi, su superfici molto scivolose. Inoltre, spesso succede che un cucciolo appena comprato venga esageratamente sollecitato al gioco e alla corsa, al salto, da parte dei vari componenti familiari, che non si rendono conto che questi sforzi possono danneggiare le fragili articolazioni, provocando la distensione della capsula dei legamenti del nostro cucciolo. Sia perché i legamenti non sono sufficientemente elastici, e spesso sono male strutturati anche a causa di una cattiva qualità alimentare che non apporta le sostanze di alta qualità necessarie alla sintesi di quelle proteine che sono fondamentali e indispensabili per la struttura di muscoli, legamenti e articolazioni. Sostanze di cui vi avevo già parlato e che vi riassumo brevemente, che sono il chondroitin e la glucosamina solfato, che contribuiscono a un corretto sviluppo delle cartilagini articolari e prevengono le alterazioni che le articolazioni subiscono durante il normale movimento. L'equisetum, la laminare e la spirulina, che contrastano i disturbi di crescita e di ossificazione. La vitamina C, che attiva la formazione del collagene, che è una proteina indispensabile per la formazione dei legamenti. Il selenio, che rinforza i tessuti fibrosi dei legamenti, e la perna canaliculus, detta anche cozza verde, che protegge e nutre le cartilagini articolari. La lassità dei legamenti è
quella particolare situazione fisica in cui i legamenti non riescono, perché troppo stirati, a sostenere adeguatamente le articolazioni. Nei nostri cani succede spesso per le capsule e i legamenti articolari del metacarpo, anche perché non dobbiamo dimenticarci che il 70% del peso del cane sta davanti sulle articolazioni anteriori e il 30% sta dietro. Adesso vi mostro un po' una carrellata di immagini che di cani che hanno la sita legamentosa. Qui vediamo un pastore tedesco, questo è uno Spitz, questo è un Alano, questo è un Alano che vi ho già mostrato precedentemente, questo è un altro Alano. Ma adesso vediamo un po' perché succede questa distensione e questo mancinismo del piede. Prendiamo un caso particolare, un braco ungherese di 4 mesi e mezzo. Il problema si pone, il problema da considerare è l'articolazione del carpo, perciò il tratto osseo che parte dal radio ulna va nel carpo, nel metacarpo e nelle dita. Qui vediamo la composizione ossea di questa parte e vediamo che qui sono elencate 22 segmenti ossei, ma sono di più perché queste 3 falangi non sono considerate, queste altre 3 non sono considerate. Di conseguenza abbiamo 28 segmenti ossei che compongono questa parte del polso e della mano. Una curiosità così che mi viene spontanea, come anche nell'uomo, se noi vediamo facciamo finta che questa sia la mano sinistra di un uomo, questo è il pollice e queste le altre dita, e anche nel cane il pollice ha solo 2 falangi, mentre le altre dita hanno tutte e 3 falangi, perché queste che noi vediamo è il metacarpo e di conseguenza non sono le falangi, è l'osso della mano. Alfonso, mi ingrandisce questa immagine? Grazie. Allora, noi vediamo questa articolazione del carpo metacarpico falangea. Qui la vediamo i legamenti che tengono insieme tutte le varie piccole ossa. In questa immagine non sono rappresentati le dita. Questi legamenti sulla parte anteriore, questi legamenti laterali. Perciò immaginate che dalla parte posteriore o i legamenti laterali dall'altra parte abbiamo la stessa situazione. Vedete che c'è già un numero importante di legamenti che devono fare la loro funzione e tenere salda un'articolazione. Se poi a queste ossa aggiungiamo i legamenti, aggiungiamo la muscolatura e i tendini, muscoli e tendini, vediamo che c'è veramente un intreccio importante di strutture che devono essere deputate alla solidità dell'articolazione, in questo caso l'articolazione della mano. E se immaginate che in questa fotografia, in questo disegno, mancano tutte le vene, tutte le arterie, tutti i vasi linfatici, tutti i nervi, e se volete metterceli, se immaginate che ci siano, vedete che qui c'è c'è poco spazio per altre strutture anatomiche, e tutto questo deve concorrere a svilupparsi in modo adeguato affinché l'articolazione sia solida. Ritorniamo al nostro bracco ungherese di 4,5 mesi. Cosa vediamo in questa fotografia? Questa fotografia intanto cosa ci dice? Che questo cane vive in casa, che questo cane vive su una superficie. Questa è una fotografia fatta dai proprietari, che sono della Polonia, proprietari polacchi, che si sono rivolti a Dogoteca per avere un aiuto per questo problema, e che noi, come responsabili di Dogoteca, gli siamo andati incontro cercando di valutare il problema. Allora, qui vediamo che il cane vive in casa. Vive su una superficie molto liscia, molto scivolosa.
Questa foto è stata fatta, ci è stata mandata alla fine di ottobre, perciò si andava incontro all'inverno, alla brutta stagione dove il cane vive più che altro in casa che in giardino. Abbiamo parlato col proprietario, abbiamo trovato una persona molto collaborativa, che ha capito bene lo studio che volevamo fare e ci ha fatto un lavoro eccezionale, nel senso che ha fotografato il cane una volta alla settimana, nella stessa posizione, sullo stesso posto, con lo stesso atteggiamento. Questo è un lavoro veramente eccezionale. Ha cominciato con i prodotti Dogoteca, dati somministrati, e nel giro di 7 settimane, perché la prima settimana, la seconda settimana, terza, quarta, quinta, sesta, settima, noi vediamo che il cane si è completamente raddrizzato. E ha potuto rinforzare attraverso quelle sostanze che vi ho elencato prima, ha potuto rinforzare i suoi tendini, i suoi legamenti e le sue strutture articolari. Questo valutatelo bene attentamente perché è veramente un lavoro eccezionale, un lavoro che siamo riusciti a ottenere tramite la collaborazione di questo proprietario e siamo molto soddisfatti di questa buona riuscita del prodotto, del problema. Passiamo adesso alle deviazioni angolari dell'avambraccio. Se si intendono deviazioni angolari, tutte le alterazioni che degli appiombi visti frontalmente, in questo caso, dato che parliamo dell'avambraccio, visti frontalmente, perché gli appiombi, se noi tiriamo idealmente un filo di piombo partente dalla punta della spalla, la sua linea deve dividere correttamente in due parti l'arto anteriore, così come l'arto posteriore, se partiamo dalla punta dell'anca. Perciò queste sono le immagini, questo è quello che intendiamo per appiombi. Quello che intendiamo per appiombi. Poi, dunque, noi oggi parliamo delle alterazioni che coinvolgono le due ossa dell'avambraccio, cioè il radio e l'ulna. L'avambraccio è questo che vi sto segnando adesso, queste sono il radio e l'ulna, le due ossa. Che possono essere le alterazioni di queste due ossa possono essere la conseguenza di un disturbo traumatico, metabolico o infettivo che possono provocare la morte delle cellule e delle cartilagini di accrescimento, così che una parte di queste ossa si arresta alla crescita. Vi avevo già parlato delle cartilagini di accrescimento e vi avevo già spiegato cosa sono, ma riprendiamolo un attimino. I radio e l'ulna sono due segmenti ossei distinti, ma che costituiscono un'unica regione anatomica dell'avambraccio. Solo nell'avambraccio troviamo due segmenti ossei insieme, due ossa appaiate. Beh, anche nella tibia fibula, anche nella tibia c'è un altro osso accessorio che è la fibula, ma non ha la stessa importanza che hanno radio e ulna. Solo qui troviamo queste due, l'articolazione fatta da queste due ossa, e questo è importante perché questo permette alla mano i movimenti di pronazione e supinazione, che non sarebbero possibili se non ci fosse questo tipo di articolazione. Questo vantaggio anatomico però obbliga la loro crescita, che la loro crescita in lunghezza avvenga in modo sincrono, perché un ridotto sviluppo di uno dei due segmenti rispetto all'altro provocherebbe problemi anatomici e funzionali a carico dell'avambraccio. Allora, vediamo un attimo le cartilagini di accrescimento, che qui le vedete schematizzate nel disegno, qui le vedete nella radiografia. Vedete queste linee nere che intervallano. Alfonso, puoi ampliare l'immagine magari, che queste linee nere che ampliano, si intervallano al bianco dell'osso, sono le cartilagini di accrescimento. Qui sono schematizzate e qui sono dal vivo.
Allora, le cartilagini a crescimento distali, cioè quelle più verso il piede, sono le maggiori responsabili della crescita in lunghezza e in grossezza delle ossa. In particolar modo la cartilagine del radio è responsabile del 70% della crescita del radio, quella dell'ulna addirittura dell'85% della crescita dell'ulna. Dunque, se la cessazione o la riduzione della crescita di qualsiasi di queste tre fisi, dico tre fisi, le cartilagini a crescimento si chiamano anche fisi oppure placche di crescita, dico tre perché questa quarta, quella superiore dell'ulna, non ha tantissima importanza, difatti è responsabile del crescimento solo del 15%. Dunque, la cessazione della crescita di una di queste tre fisi determina un accorciamento e una deformazione di una delle due ossa dell'avambraccio e così la minor crescita dell'osso che è colpito limita a sua volta lo sviluppo dell'osso che è appaiato. Normalmente la fisi che è più colpita da traumi o da microtraumi è questa dell'ulna, questa è la più importante dell'ulna. E in questo caso abbiamo che questo è un disegno della cartilagine del crescimento aperte, questa invece è la cartilagine a crescimento chiusa. Allora l'ulna smette di crescere, il radio continua a crescere e di conseguenza si incurva verso l'avanti perché è trattenuto dall'ulna che non cresce, è trattenuto come se fosse la corda di un arco che va in tensione e piega l'arco e di conseguenza piega l'arco. Qui abbiamo due radiografie di un cane, radiografie degli arti dello stesso cane. Da questa parte noi vediamo una crescita normale. Una crescita sincrona e adeguata con le cartilagini a crescimento aperte. Da questa parte vediamo che qui c'è stato un trauma alla cartilagine a crescimento dell'ulna, inferiore dell'ulna, e il radio già comincia a curvarsi. Non è più così rettilineo come da questa parte, come in questa gamma, ma comincia a curvarsi e la mano comincia ad andare verso l'esterno. In questo modo, conseguenza di questa situazione, si ha questo atteggiamento della mano e del braccio, del piede del nostro cane. Dunque, possiamo dire che oltre ai danni estetici facilmente intuibili, le deformità dell'anteriore sono responsabili di gravi deficit funzionali, legati principalmente alle modificazioni dei rapporti tra le varie ossa e la cattiva conformazione delle superfici articolari. I danni articolari sono i più importanti perché producono delle conseguenze che accompagnano il cane per tutta la vita. Difatti, un'articolazione che non è regolare, che non è regolare, che non si è sviluppata regolarmente, non scivola più, i due capi articolari non scivolano più tra di loro, eliminando qualsiasi forma di attrito, ma sfregano. Questo sfregamento produce infiammazione, questa infiammazione produce artrosi, che come abbiamo visto nel precedente collegamento è progressiva e irreversibile. Ora, vediamo un altro esempio, sempre relativo alla chiusura della cartilagine da crescimento distale, cioè quella bassa dell'ulna. Questa è una zampa normale, normalissima, con le cartilagini a crescimento aperte. Questa è una cartilagine a crescimento anche qui con un trauma e di conseguenza abbiamo una deviazione della mano e una deformazione dell'avambraccio.
Notiamo anche, guardate in questo arto sano, le due cartilagini a crescimento sono più o meno sullo stesso livello, vedete qua, più o meno, correttamente più o meno sullo stesso livello. In questo arto malato, la cartilagine a crescimento dell'ulna è molto più alta. Perché? Perché l'ulna non si è allungata. E noi lo vediamo qua in quest'arto, dove questa è la cartilagine a crescimento del radio e questa è la cartilagine a crescimento dell'ulna. Già di per sé questa situazione, l'ulna non dà un bel sostegno al piede, alla mano, che è costretta a deviare verso l'esterno. Un'altra cosa importante che vi dicevo prima, che queste situazioni portano degli notevoli scombussolamenti a livello dell'articolazione. Qui vediamo, Alfonso, puoi ingrandire questa immagine, grazie. Qui vediamo che l'articolazione del gomito non è corretta, non è più corretta, ma c'è uno scalino qui tra la superficie del radio e quella dell'ulna. Ma adesso ve lo mostro chiaramente con un'altra diapositiva. Questa invece è la radiografia e la fotografia di un arto tosato di un alano, pronto per fare l'intervento chirurgico, che vediamo che c'è una convessità, proprio una curvatura molto accentuata del radio. E qui in questo punto si vede benissimo. Vi mostro adesso altre immagini di deviazione della mano dovuta a una chiusura prematura della diafisi, della fisi dell'ulna di cani di altre razze. Passotti, scusate, questo non c'entra, una radiografia vuota, cancelliamo. San Bernardi, Azzavac, un alano, è molto chiaro questa situazione. Allora, vediamo questa situazione, vediamo. Qui vi faccio vedere un cane che è stato operato, ma non ve lo faccio vedere per farvi vedere l'intervento di per sé stesso. Faccio vedere per dimostrarvi che prima dell'intervento, questo cane aveva l'articolazione del gomito che non era più congruente. Questa è la superficie articolare del radio, non era più sullo stesso livello della superficie articolare dell'ulna. La vedete qua? Dopo l'intervento, in cosa è consistito l'intervento? Consiste nel tagliare la corda che teneva in tensione il radio e che faceva stortare il radio, perché tanto la maggior parte del peso del cane è portato dal radio e di conseguenza l'ulna con un buon contenimento, può tranquillamente superare questo intervento. Allora, però cosa vediamo? Vediamo che dopo una settimana dall'intervento, il difetto articolare del gomito si è già messo a posto, è già tutto normale qua. Il gomito adesso articola benissimo e non avrà più problemi di sfregamento, perciò di produzione di infiammazione e perciò produzione di osteoartrosi. Questo è un particolare che ve lo farò vedere ancora meglio. Le due superfici del radio, qui quella dell'ulna, c'è un marcato scalino. Subito dopo l'intervento, le due superfici si sono di nuovo riallineate e il condilo dell'omero può ben articolare con l'articolazione del gomito, può funzionare di nuovo benissimo. Abbiamo parlato delle deviazioni angolari dell'anteriore. Adesso dobbiamo parlare delle deviazioni angolari del posteriore. Dunque, qui le deviazioni angolari del posteriore, scusate,
Il corretto posizionamento del posteriore presuppone che anca, ginocchio, garretto e piede si trovino sullo stesso piano sagittale. L'allineamento di tutte queste strutture è necessario e indispensabile per mantenere la corretta azione dei muscoli e dei tendini della gamba e la stabilità del ginocchio. Quando questi presupposti vengono meno nel posteriore, possiamo avere delle deviazioni angolari che a grandi linee possiamo inquadrare in questo modo, come vedete in questo disegno, e possiamo imputare fondamentalmente a due motivi: alla diminuita inclinazione della testa del femore, che si inserisce con un angolo inferiore nella cavità dell'acetabolo, oppure uno scorretto allineamento del femore della tibia, conseguente a una loro malformazione anatomica. Adesso ve li faccio vedere uno per volta. Uno per volta. Allora, abbiamo detto la corretta inclinazione della testa del femore. Questa è la corretta inclinazione della testa del femore e questo è il corretto inserimento della testa del femore rispetto al suo corpo nella cavità acetabolare del bacino. Quando la testa del femore si inserisce con un angolo più chiuso, automaticamente il ginocchio assumerà una posizione diversa. Questo è il disegno schematico. Coxavara, genuvaigo. Coxa con un diminuito angolo della testa del femore porta al rientro del ginocchio e alla deviazione angolare del posteriore. Questo è normale, questo è col ginocchio valgo. Invece, queste tre radiografie vi mostrano, questa è una radiografia di un cane normale, con la buona posizione del femore rispetto alla tibia e una buona articolazione dell'anca. Questa ve l'ho messa, questa immagine, perché pur avendo una grave displasia dell'anca, questo cane, infatti vedete che le articolazioni non sono ben inserite nella cavità dell'acetabolo, abbiamo un corretto allineamento del femore con la tibia e di conseguenza non abbiamo un problema alle ginocchia. Questa situazione ci è dimostrata anche dalla posizione della rotula. Adesso arrivo a parlarvi della rotula, ma è la posizione della rotula che qui vedete al centro dell'articolazione, qui vedete al centro dell'articolazione, qui invece vedete che la rotula è completamente esterna all'articolazione, vedete 1 e 1, 2. Perché? Perché la conformazione del femore non è più così lineare, ma è un po' in torsione e questa torsione porta a un avvicinamento delle ginocchia e a una lussazione laterale della rotula. Perciò noi abbiamo che la rotula, che cos'è la rotula? Che cos'è la rotula? La rotula è un piccolo osso che assume una tremenda importanza nel determinare la normalità oppure le deviazioni angolari del posteriore. Questo ossicino, se volete sapere dove sta esattamente, mettetevi una mano sulla punta del ginocchio. Avete fatto? Quell'osso che sentite è la rotula. E per svolgere bene la sua funzione, deve essere centrato al centro del ginocchio perché la muscolatura che si attacca sulla rotula, il quadricipite femorale, cioè il muscolo più importante della coscia, possa ben funzionare. Nel caso che la rotula non sia ben al centro del ginocchio, ma sia laterale come in questo caso, porta ad avere le cosiddette ginocchia AX, ginocchia gemelle, oppure la deviazione angolare delle ginocchia. Questa fotografia vi mostra
il solco dentro il quale scorre la rotula. La rotula di conseguenza ha un'azione, è inglobata nel muscolo quadricipite, che è qua, e ha un'azione di leva, funge da leva per amplificare il movimento del quadricipite femorale che stende la gamba e protegge le strutture interne del ginocchio, che sono i legamenti. Allora, è dentro il quadricipite femorale e protegge le strutture interne del ginocchio. Questo è un filmato dove vediamo dei cuccioli di Alano. Guardate questo cucciolo e vedete bene che le ginocchia si comportano in modo strano. Perché? Perché il cane ha già una lussazione della rotula, lussazione laterale della rotula, che è dovuta al mancato al male allineamento delle due superfici articolari. Pastore del Caucaso, con lo stesso problema. Questa è una foto un po' sfocata, ma che rende chiaramente il problema delle ginocchia. Questo è un inizio di problema di deviazione angolare delle ginocchia, soprattutto su questa gamba sinistra. Ancora un alano con lo stesso tipo di problema. Vedete che poi i cavetti si toccano, il piede va in fuori, è classico. Classico di questa problematica qua. Ancora un alano con lo stesso problema. Questi problemi sono sempre esistiti. Che questa è una foto di un cane vecchissimo. Questa foto mi trae uno studio del 1940 che già parlava del problema della deviazione angolare del posteriore. Bene, l'ultimo argomento che ci rimane è l'iperflessione del carpo, che è una patologia causata dalla contrattura del muscolo flessore ulnare del carpo, che colpisce i cani molto giovani, di taglia medio, grande e gigante. Di solito è bilaterale, raramente può essere colpito solo un arto. Qui vi mostro ancora un altro cane. E questo è il disegno della problematica che si come succede. Allora, intanto la parte interessata è sempre il polso, il capo, la parte bassa dell'arto anteriore. Qui ci sono due capi articolari che comandano la flessione del piede, dell'avambraccio, che non si sviluppano così velocemente come lo sviluppo dell'osso. Vi ricordate che già l'altra volta avevo parlato che la struttura ossea del cucciolo in crescita è più veloce che non la struttura muscolare e tendinea della stessa parte anatomica. Di conseguenza, crescendo l'osso e essendo in ritardo la crescita di questo muscolo dà una trazione sul piede che fa arrembare la parte. Questo è un altro esempio. Questo è un altro esempio. Un altro esempio. Un altro esempio. E qui vediamo la stessa cosa, ma in un cane più grande, molto più grande. Vediamo che è come se fosse in punta di piedi, come se ballasse sulle punte. Perché? Perché questi tendini e questi muscoli flessori non sono sufficientemente sviluppati e non possono. Danno troppa trazione sulla parte e il cane sta sulle punte in questo modo.
Questo è un filmato che è abbastanza impressionante, volendo vedere, perché questo è un cucciolo di Alano con iperflessione del capo, tutti questi problemi però si sistemano molto bene, molto velocemente, se messo a riposo e data l'integrazione alimentare con quei prodotti che vi ho ricordato all'inizio, che servono per un buon sviluppo delle articolazioni, dei tendini e legamenti, perché non sempre l'alimentazione, anche se pensate che sia corretta, porta tutte quelle sostanze nutritive che servono per la buona riuscita, per la buona costruzione tendine e muscolare di un'articolazione. L'ultima cosa che vi voglio dire riguardo a questa parte è che questa sindrome iperflessoria, questa iperflessione del capo, colpisce quelle razze che hanno un angolo chiuso, un angolo più chiuso dell'articolazione capo-metacarpica, perché nelle altre razze, dove invece l'articolazione è molto più aperta, come per esempio i pastori tedeschi, il Terranova, abbiamo l'episodio esattamente contrario, cioè abbiamo la iperestensione del capo, vedete, qui un pastore tedesco, qui un Terranova, con la iperestensione del capo, i cosiddetti piedi da orso, piedi da orso. Questo per farvi capire che comunque questo è dovuto a una lassità dei legamenti. Questo è paragonabile al primo esempio che vi ho portato, alla prima casistica che vi ho portato. Invece questo dei nostri cani è dovuto a un ritardo dello sviluppo dei legamenti, dei tendini, dei muscoli flessori rispetto alla crescita ossea del nostro cane. Alla fine di questa carrellata di problemi ortopedici, non vi parlerò delle procedure chirurgiche per correggere i vari difetti. Preferisco parlarvi di alcune considerazioni più importanti per chi alleva, ovvero come si trasmettono queste patologie e come si possono evitare. Vi sono alcuni soggetti che sono predisposti ad ammalarsi di queste patologie. Sono soggetti che hanno nel loro patrimonio genetico quei caratteri per i quali potenzialmente possono sviluppare il problema. La possibilità che il problema si manifesti in un soggetto geneticamente predisposto è aumentata o diminuita dall'influenza che i fattori ambientali esercitano su quel soggetto. Una cosa importante da chiarire subito è questo, che solo nei soggetti geneticamente predisposti i fattori alimentari e i fattori ambientali hanno la loro importanza e molta importanza. Nei soggetti che non sono geneticamente predisposti, voi potete metterli nelle condizioni ambientali non ideali, ma non svilupperanno mai nessun tipo di patologia. Dunque, dato per certo che il genotipo determina l'ereditabilità di un dato carattere e che conoscendo le caratteristiche genetiche di due riproduttori possiamo in linea di massima prevedere il risultato di un eventuale loro accoppiamento, voglio farvi due esempi estremamente differenti. Per esempio, vi dico che il colore degli occhi o il colore del mantello non sono influenzabili dalle condizioni ambientali, sono caratteristiche che si trasmettono comunque in qualsiasi condizione ambientale si trovino i soggetti che si riproducono tra di loro. E hanno dunque un'ereditabilità alta. Al contrario, per esempio, la capacità di fisica di compiere un determinato esercizio o di correre molto velocemente sono molto influenzate dall'ambiente, dall'alimentazione, dalle condizioni atmosferiche,
queste caratteristiche hanno un'ereditabilità bassa. Le patologie dello sviluppo, le patologie scheletriche dello sviluppo, stanno in mezzo a questi due esempi, anzi, direi verso il basso, hanno una ereditabilità bassa, perché la crescita di un cucciolo è molto influenzata dall'ambiente in cui vive, dal metodo di allevamento, in casa su superfici scivolose, box in cemento, oppure stabulazione libera sul prato. È molto influenzata dall'esercizio fisico insufficiente o esagerato, dall'alimentazione, soprattutto se è in eccesso di quelle sostanze alimentari e minerali di cui vi ho già parlato la volta scorsa. Questi sono tutti fattori che influenzano in modo importante la crescita e lo sviluppo dell'apparato muscolo-scheletrico. Dunque, l'ambiente influenza grandemente le manifestazioni fenotipiche, cioè fisiche, di un patrimonio genetico di un singolo soggetto. Visto da un altro punto di vista, possiamo dire che un ambiente sfavorevole può essere utile per smascherare i soggetti portatori di una determinata patologia, mentre un ambiente estremamente favorevole può nascondere del tutto o in parte il problema. Per finire vi dico che molte malattie ortopediche iniziano in modo subdolo nei primi mesi di vita e poi, se non diagnosticate e trattate in tempo, persistono e si aggravano lungo tutto il corso della vita del cane. La diagnosi precoce riveste quindi una notevole importanza sia per gli allevatori che per i proprietari dei singoli soggetti. Gli allevatori in questo modo potranno conoscere precocemente quali sono le attitudini genetiche di un cucciolo, facendo risparmiare tempo e denaro a chi deve selezionare. Nel secondo caso, invece, nel caso dei proprietari, otterranno informazioni, queste otterranno delle informazioni sull'accrescimento dell'animale e sulla necessità di ricorrere a eventuali terapie correttive che potranno garantire loro un beneficio per tutta la vita. Per poter affrontare e sconfiggere le patologie dell'accrescimento è fondamentale ricorrere alla medicina preventiva, fin dalle prime fasi di vita del cane. Le indagini ortopediche che potrebbero creare dolore e problemi al nostro cucciolo, nel presente o nel futuro, sono fondamentali. Capire se c'è un problema è fondamentale, come è fondamentale la vaccinazione, come fondamentale il vermifugo. Per il benessere dei nostri cani è quindi molto importante che la medicina preventiva diventi una routine per tutti. E ci sono le cosiddette regole d'oro per la crescita di un cucciolo, che sono che la diagnosi precoce permette di arrestare le malattie o di ridurne la sua gravità. Non dovete mai sottovalutare nessun sintomo. Una zoppia in un cucciolo che dura più di qualche giorno va indagata a fondo prima di attribuirlo a una causa banale e dire ma si è fatto male, ha appoggiato male. Le indagini di routine orientate alla razza di un cucciolo aiutano anche a capire se un soggetto di una determinata razza è predisposto ad ammalarsi di una determinata patologia. Quando è necessario, i trattamenti medici o chirurgici devono essere mirati e tempestivi, ma ricordo ancora una volta che spesso è sufficiente agire sui semplici fattori ambientali per risolvere gravi problemi. Un approccio di questo genere richiede indubbiamente una grande attenzione sia da parte del proprietario o dell'allevatore, sia da parte del veterinario. È infatti importantissimo accorgersi precocemente di eventuali sintomi o posture anomale e affidarsi a un veterinario scrupoloso che indichi con chiarezza quali sono le finestre di diagnosi e di intervento per alcune malattie, perché alcune malattie si possono vedere e curare solo a determinata età. Con questo ho finito.
vi mando per ultimo una foto bellissima del Taj Mahal di Agra e aspetto le vostre domande. Alfonso, ci sei? Allora, sì, ci sono, ti ho ascoltato, immagino come ti hanno ascoltato tutte le persone che ci stanno seguendo. E se qualcuno, come abbiamo detto anche in prefazione, ha delle domande per il dottor Patrizio Donati, anche se devo dire sei stato davvero molto chiaro, preciso e hai anche nella tua conclusione proprio definito quali sono i passaggi chiave, no? Quali sono i fattori scatenanti e quali sono, diciamo così, le direzioni da prendere. Quindi penso che sei stato davvero molto icastico, chiaro. Però se qualcuno vuole approfondire, vuole fare delle domande, lo può fare adesso. Intanto io vi ricordo che la prossima puntata, prossimamente, ci sarà tutta un'informativa sulla displasia dell'anca, che so che è molto attesa da tutti, è un'informativa non solo sulla patologia e sulla parte anatomica, ma anche sulla parte pratica e anche legale, e delle responsabilità dell'allevatore nei confronti di questo problema che so che causa parecchi grattacapi ultimamente un po' a tutti. Bello, quindi sicuramente come ci hai detto prima, Patrizio, state organizzando con altre persone, poi sveleremo chi, in corso d'opera, appunto un bellissimo studio che può aiutare proprio a fare chiarimenti sulla displasia dell'anca, perché non è una malattia così talmente diffusa e talmente famosa e magari poco conosciuta che va dedicato un webinar a lei completamente, giusto? Giusto, corretto. Allora, intanto stai ricevendo moltissimi complimenti da tutte le persone che stanno seguendo questa diretta, che ricordo rimarrà poi in podcast, quindi potrà essere usufruibile, quindi potrà essere vista ancora sia sulla pagina Facebook ufficiale della Società Italiana Lani, oppure sul canale YouTube qui di Cinofile Channel, quindi potrà essere rivisto tranquillamente per chi magari si è collegato adesso. Utilissimo, qualcuno scrive anche per chi non ha prettamente una razza come la Lano, quindi è trasversale questa informazione che viene elargita, aperta a tutti. E Gioele da YouTube ti chiede: salve, cosa ne pensa dei prodotti a base di collagene? Ti fa una domanda così al volo. Allora, di questo argomento io preferirei affrontarlo in un webinar specifico di questi prodotti integratori, ma il collagene è solo una parte, ti rispondo dicendo che il collagene è solo una delle sostanze che sono necessarie e indispensabili per la costruzione di una buona articolazione. Ma non è l'unica, ci sono molte altre sostanze che sono molto più importanti e molto più preziose da questo punto di vista. Allora, Patrizio, mentre tu stai parlando, io sto mandando in sovraimpressione tutte le persone che ti hanno seguito e ti stanno facendo i complimenti, non solo per l'interessantissimo argomento, ma anche per la professionalità e la capacità di sintesi che hai avuto, perché immagino che non siano sicuramente argomenti molto facili, no? Da tradurre, tra virgolette, in popolese per essere compresi così in un webinar online. Quindi sei stato molto bravo. Io ho cercato di mantenere un linguaggio non da veterinario, ma da allevatore, e di conseguenza forse più comprensibile a tutti noi. Certo. Niente, io direi che abbiamo, diciamo così, raggiunto l'obiettivo che era quello della Società Italiana Lani, grazie a te e ad altri relatori che poi interverranno nei prossimi webinar, quello di diffondere cultura e informazione e preparare sia gli allevatori per, diciamo così, dei piani di allevamento sani e corretti e sia il futuro proprietario di una lano. Quindi io direi che se non ci sono altri argomenti, a nome della Società Italiana ringrazio tutti per aver seguito questo webinar, ringrazio dottor Patrizio Donati, l'appuntamento è al prossimo webinar che sveleremo sulla pagina Facebook della Società Italiana Lani. Grazie a tutti e grazie a Patrizio. Io per ultimo voglio ringraziare anche Dogoteca che ci ha fornito quelle immagini bellissime di quel Visla, che quello studio è stato uno studio fantastico. Grazie a tutti, ciao.